Innovazione a 360 gradi in un convegno a Grosseto, non solo tecnologia ma anche processi produttivi, economia, partecipazione democratica e rappresentanza istituzionale. Vediamo. Le frontiere dell'innovazione e della rete sono sempre nuove e diverse. Ogni risultato raggiunto consente di vedere che ci sono ancora passi avanti da fare e non ci sono campi della vita che non abbiano bisogno di essere ripensati in modo innovativo. È un po' questo lo spirito con cui l'associazione Guret Work e la testata giornalistica Doobidoo hanno pensato il convegno Innovazione per l'Italia che si è tenuto nella sala contrattazione della Camera di Commercio. Il pensiero e i concetti che stanno dietro tutto il lavoro che Guret Work sta facendo sul software libero, ma più in sui temi delle licenze e del diritto d'autore, può divenire patrimonio comune per dare nuovo impulso anche all'economia. Per noi è molto importante diffondere l'idea che c'è dietro questo, il software libero, dietro le licenze, cioè l'idea di condivisione, l'idea di partecipazione. Questo può estendere comunque, come noi facciamo da tanti anni, a tutti i campi, non solo all'informatica, ma pensiamo all'istruzione, pensiamo alla formazione, soprattutto alla pubblica amministrazione, ma in questo periodo dove c'è una forte crisi anche per la piccola e media impresa potrebbe essere un modo per riuscire a risollevarsi dalla crisi o affrontarla comunque meglio. Nel convegno si è parlato di rete e social network, ma anche di innovazione dei processi e dei prodotti in tutti i settori produttivi, di partecipazione, democrazia e rappresentanza nelle istituzioni, di green economy e nuovi modelli di sviluppo, di infrastrutture di rete e di divario digitale, di libri cartacei e supporti elettronici, formazione e didattica. Uno sguardo a tutto tondo dunque, perché parlare di innovazione significa cambiare innanzitutto approccio e modo di pensare, per poi modificare anche organizzazioni e processi produttivi. Lo stesso in qualche maniera vale anche per le pubbliche amministrazioni che hanno bisogno come più di altri di innovazione. Scollegare l'idea che l'innovazione sia solo tecnologia. L'innovazione è un modo di pensare, un modo di anche di rischiare, ma non per l'amore del rischio, ma perché siamo veramente convinti di qualcosa. E credo che tutta l'azione amministrativa sia volta all'innovazione. Per quanto riguarda l'assessorato che conduco, stiamo cercando di innovare tutto quello che è il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, quindi nuovi servizi, nuove modalità di accesso, anche una maggiore fruibilità e anche una comunicazione capillare.